L'occasione della giornata è la presenza di Velasco Vitali qui a Reggio Calabria. Velasco Vitali è un artista italiano noto nel panorama internazionale per un ampissimo lavoro di pubblico, privato, di scultura, di grandi installazioni e di pittura, che lui sente come più invece la sua parte personale. Alla Facoltà di Architettura Open Day 2015 abbiamo come ospite Velasco Vitali, questo artista che ha trattato il tema del gesto delle mani. Dopo la proiezione del suo film ci è venuto in mente di organizzare un evento musicale, una performance, e abbiamo chiamato Dario Zema che insieme a me, altri musicisti, anche ragazzi dell'università, invece utilizzeremo il gesto delle mani sugli strumenti musicali, quindi parleremo del suono e in qualche modo coinvolgeremo le persone e li porteremo verso quello che è il ritmo e tutto questo. Il linguaggio dell'arte necessita di capacità artigianale e di invenzione, di fantasia, di azzardo. Nel film si tralascia quest'ultimo aspetto, ma è raccontato in maniera quasi propedeutica, quasi da educazione, quasi da racconto educativo di come viene realizzata una scultura in bronzo con il tradizionale classico processo di cera persa. Questo processo, questo metodo era lo stesso che si utilizzava anche nel V secolo a.C. per realizzare, per esempio, i bronzi di Riace, che sono l'esempio più classico e più noto, ma lo stesso metodo lo si utilizza nella contemporaneità per creare, realizzare sculture in bronzo di artisti contemporanei. Reggio Calabria ha un significato importante per me, non solo per la giornata di oggi, perché per me è già un luogo di memoria, è il luogo dove ho realizzato una delle mie importanti installazioni, intitolata Mediterraneo, il mare tra le terre, una grande arca, una sorta di vascello, una barca che con l'aiuto di 30 ragazzi dell'Accademia di Belle Arti e della Facoltà di Architettura qui dell'Università del Mediterraneo mi hanno aiutato nel edificare sopra il tetto del castello di Scilla, questa specie di, chiamiamolo, monumento. Quest'opera è rimasta lì per quasi tutto un autunno, per 3 mesi. La mano è lo strumento con cui riusciamo a trasformare in realtà qualunque cosa abbiamo nel cuore e nella mente. È uno strumento dispensatore di punizioni come di aiuto. Pensiamo a uno schiaffo educativo o al tendere la mano a un amico, una persona a cui vogliamo bene o che ha bisogno del nostro aiuto. La mano come strumento di creazione. Immaginiamo una mano che dipinge, che scolpisce, che suona uno strumento musicale.
È l'artista, l'artista. Io da piccolo ho sempre manipolato, mi piace modellare, toccare, modellare, che dirti, è un piacere enorme. L'architetto Francesca Schepis mi ha invitato a questo incontro che non mi aspettavo, io a parte non mi aspetto mai nulla. Sono arrivato e ho incontrato un sacco di amici, un sacco di belle testimonianze e che dire, splendida serata. La forza che è venuta fuori, gli interrogativi che si sono aperti, più che le risposte che ci hanno dato, perché non cercavamo risposte, cercavamo curiosità, innovazione, voglia di reinventarci e di reinventare la cultura italiana e la cultura meridionale. Vi ringraziamo infinitamente e ringraziamo anche voi. In questa perfetta architettura tra mente e cuore, è possibile trasformare quest'arto in arte.